Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi e dei principali eventi relativi alle attività dell'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il lavoro, in particolare quello dei lavoratori dello spettacolo, perché si è tenuta una giornata in Palazzo del Pegaso dedicata ad una maggiore tutela per queste figure professionali, con proposte specifiche formulate anche dai sindacati. Vediamo. I lavoratori del mondo dello spettacolo sono stati al centro di una giornata di approfondimento e dibattito organizzata in Consiglio regionale dalla Commissione Istruzione e Cultura nell'ambito degli Stati Generali della Cultura. Due le proposte emerse da questo primo incontro con sindacati di categoria e Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: l'attivazione di un osservatorio toscano che si occupi anche delle questioni di genere e del corretto comportamento in ambito lavorativo, e l'apertura di un tavolo permanente anche con gli assessori regionali coinvolti per un confronto più politico che possa portare interventi normativi e atti di indirizzo per migliorare la condizione dei lavoratori del settore, con l'obiettivo di garantire maggiori tutele e più risorse. Noi siamo partiti ormai da alcuni anni, quindi subito dopo la pandemia, a cercare di capire come potremo aiutare questo settore, questi lavoratori e queste lavoratrici, che sono molto particolari rispetto a tutta l'altra platea di lavoratori che rappresentiamo. Sono lavoratori poveri, la maggior parte di loro, quindi l'idea era proprio: cerchiamo di capire come poterli in qualche modo tutelare. L'idea che ci è venuta e che oggi proporremo è proprio di fare un protocollo di osservatorio con la regione, di osservatorio sul mondo dello spettacolo, per cercare di mappare e capire bene il contesto e di conseguenza poi mirare anche le politiche e le suggestioni che, come naturalmente organizzazioni sindacali, possiamo fare. Quando il lavoratore viene chiamato a lavorare, spesso e volentieri viene chiamato per una giornata, due giornate o, se va bene, anche una settimana. Questo sistema bisogna cercare di abolirlo, nel senso, quando viene fatta una produzione, sappiamo che la produzione ha sempre una preparazione e quindi un termine largo, minimo di appunto dai 15 ai 30 giorni, quindi il contratto minimo dovrebbe essere fatto, un lavoratore dello spettacolo dovrebbe essere almeno in quella misura. E poi, logicamente, essendo molte le persone si approcciano inizialmente al mondo dello spettacolo e appunto vengono spesso e volentieri utilizzati sistemi non molto corretti, allora bisogna trovare anche lì un accordo a livello nazionale, non solo regionale, dove le giornate lavorative comunque sia devono essere veramente minime per poter dare un sussidio, se no le persone poi non proseguiranno mai sul percorso culturale dello spettacolo. In questo settore i lavoratori sono discontinui perché è il settore che è fatto così. Quando uno fa l'artista, c'ha da preparare, da produrre, da fare le prove, tutta una serie di cose che le quantifichi male, quindi bisogna pensare a un'indennità che va a dare una risposta a chi lavora in questo settore dell'arte, dove le ore di lavoro si misurano male, come l'attività di un giornalista anche, vorrei dire. Sono quindi attività che hanno tutta una serie di preparazione, di studio, che va oltre le ore di effettivo lavoro, non si timbra il cartellino quando, e quindi ci vuole un'indennità completamente diversa. Ma il vero problema, poi, al di là delle difficoltà specifiche del settore, è le risorse. Bisogna che la politica italiana decida di investire nell'arte, nello spettacolo, e di fare un investimento serio. Noi si investe una parte di PIL ridicola, quindi vengano fuori queste elemosine come modo per sostenere il settore, che sono di per sé, al di là della forma che è sbagliata, il problema è delle risorse che ci si mette e non sono quelle sufficienti. Ci sono state votazioni nel Parlamento europeo dove invece anche l'Italia tutta convinta bisogna fare leggi a sostegno del settore, poi si va a tradurre in cifre e non ci sono investimenti adeguati. Già all'inizio del 2022 l'INPS ha erogato una misura di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, si chiamava ALAS, e adesso questa misura è stata sostituita da un'indennità di discontinuità. L'istituto si prende tempo per legge fino al 30 di settembre di quest'anno per valutare i requisiti. Perché il 30 settembre? Perché fra i requisiti necessari, diciamo, soggettivi e oggettivi, c'è un requisito reddituale: devono avere non più di 25.000 euro di reddito. Ecco, per verificare questo requisito occorre collegarsi con i dati del fisco, e questi dati sapete che vengono, diciamo, implementati in sede di dichiarazione dei redditi maggio, giugno, eccetera. Per cui ancora non abbiamo una quantificazione, un monitoraggio puntuale del numero di domande. Sicuramente questo è un elemento di criticità che è già venuto fuori.
Probabilmente si potrebbe superare facendo un'autocertificazione dei redditi, eccetera. Poi anche rispetto al numero delle giornate che vengono richieste almeno 60 giornate di lavoro nell'anno precedente, anche questo per alcune tipologie di lavoratore dello spettacolo, anche se sembrano poche, sono tante, perché un artista lirico è difficile fare 60 concerti all'anno. Ecco, queste sono un po' le criticità che sono emerse e che magari ci auguriamo possano essere rimodulate. Spazio anche allo sport in Consiglio regionale con la presentazione di un libro dedicato a 23 ritratti specifici di donne dello sport che hanno fatto la storia. Dalla marcia delle sartine parigine alle pioniere del ciclismo e della boxe ad inizio Novecento, fino ai successi delle più celebrate campionesse olimpiche, passando per molte altre donne che con il loro impegno e la loro ribellione alle convenzioni sociali hanno lasciato un segno decisivo nello sport e nella storia. A raccontare le loro vicende è il libro di Melania Sebastiani, Down, Vera, Vilma e le altre, 23 ritratti di donne che hanno fatto sport in Italia. Presentato in Palazzo del Pegaso. Quello che a me piace delle storie delle donne è che, essendo poco raccontate, bisogna un po' andare a compilare dei puzzle, completare dei cruciverba, scavare, si fa un po' un lavoro di archeologi e spesso non sono lasciate tracce negli archivi ufficiali, posto anche che le storie che racconto non sono storie di vittorie, quindi anche raccontare le storie degli sconfitti non si può andare a cercare il palmarès. E quindi è bello poter andare a recuperare magari una canzone che ci possa far capire chi erano state queste donne, andare a cercare un quadro, una traccia da dove poter ricostruire quella che è non soltanto una parabola sportiva, ma anche una parabola umana, tutta umana, con record che vengono battuti appunto oltre agli archivi di sport. È stata un'occasione di lavorare insieme alla celebrazione dello sport come strumento di sviluppo e di pace. Abbiamo scelto assieme ai due club di Livorno e di Firenze, nonché col Parlamento Toscano degli Studenti, di dedicare a un libro, cioè di partire da un libro, di prendere ispirazione da un libro, perché è sempre la via migliore per arrivare all'anima e per arrivare alla mente. Il libro costituisce un arcipelago di certezze, come la storia, quindi non è un libro qualunque, ma un libro che parla di sport e di storia dello sport. E a questa certezza che la storia e lo sport continueranno ad essere, come lo sono stati nel passato, da ancor prima della nascita delle Olimpiadi, uno strumento di diffusione di pace e di uguaglianza. Per l'UNESCO lo sport è importante. L'UNESCO già dal 1973 ha adottato la Carta dell'Educazione Fisica e dello Sport, che nel novembre 2015 la Conferenza Generale ha voluto aggiornare. Lo sport per l'UNESCO è un modo per educare e per educare alla pace, perché si può giocare insieme anche senza conoscere la lingua dell'altro, basta conoscere le regole, e questo è uno strumento di educazione. Ma in più, e questa è l'importanza della Commissione Pari Opportunità oggi, con la quale abbiamo fatto altre iniziative legate allo sport, per l'UNESCO lo sport dal 2015 è diventato anche un mezzo per superare le differenze di genere, per superare le differenze legate all'handicap, e qui si parla anche di storie difficili di persone che attraverso lo sport sono riuscite a realizzarsi, e per superare le differenze sociali. E sempre in tema di libri, presentato in Palazzo del Pegaso un volume dedicato alla vita e alla storia del compositore lucchese Giacomo Puccini. Giacomo Puccini, Gloria e Tormento, è il libro presentato in Palazzo del Pegaso che ripercorre la vita del grande compositore lucchese, le tante donne che l'hanno attraversata, il rapporto con la grande musica europea, le sue opere e il caso Doria Manfredi. Lasciando proprio la parola alla sua corrispondenza, analizzata per la prima volta dallo sguardo di una donna da sempre appassionata di Puccini, il romanzo della vita del maestro si esplica in tutta la sua grandezza, glorioso, drammatico, appassionato e lacerante.
Si tratta di una biografia di Giacomo Puccini che si intitola appunto Puccini, Gloria e Tormento e che si basa tutta sulla corrispondenza del maestro, quindi diciamo con documenti, molti dei quali inediti, mai pubblicati, che svelano una serie di episodi importantissimi della vita privata e anche artistica di Giacomo Puccini che non sono conosciuti e che in qualche modo cambiano la prospettiva con cui fino ad oggi è stato visto il maestro, con una sorta di cliché di uomo di Don Giovanni, cacciatore un po' diciamo superficiale. Non era affatto così. Giacomo Puccini è una persona che con un carattere molto complesso, di grandissima sensibilità, che ha molto sofferto nella sua vita. E i suoi amori sono stati tutti dei grandi amori, non sono stati solo delle avventure erotiche, ma hanno performato profondamente la sua arte e si rispecchiano perfettamente nelle sue opere e nelle eroine delle sue opere. Fa molta chiarezza su alcuni punti ancora oscuri un po' della vita di Giacomo Puccini, in particolare il rapporto anche con la moglie e altri episodi, ecco, quindi è un libro che si basa sulle fonti e questo è fondamentale perché intorno a Puccini, come spesso succede per altri grandi personaggi, si è creata una, come dire, un'atmosfera di leggenda, quindi che non sempre corrispondono poi con i fatti. Ecco, credo che sia un contributo molto importante per fare chiarezza su un personaggio su cui si è raccolta troppa geografia, troppi si è detto e qui finalmente si fa, diciamo, un po' il punto della situazione. Ecco. Questo libro si inserisce in un programma che io ho di valorizzazione della figura di Puccini e riscoperta di alcuni particolari della vita di Puccini. Il libro di Rossella è sicuramente un libro che ne caratterizza uno specifico particolare, il suo amore, il suo rispetto reale per le donne. In questo momento in cui si sente parlare di violenza, di soprusi, l'immagine di un Puccini che scrive delle opere sulla fine dell'Ottocento nelle quali la donna è protagonista a tutti gli effetti, è rispettosa di se stessa, è capace di reagire di fronte alle violenze, secondo me è un indicatore importante. In più, questa storia legata a Doria Manfredi è sicuramente un evento nuovo, lo si conosceva, non certamente come ci è stato proposto da Rossella, e credo che possa diventare un nuovo punto di partenza per conoscere ancora meglio Puccini e farlo conoscere meglio al pubblico. Chiudiamo con l'arte, la mostra Superfici del Silenzio nello spazio espositivo Ciampi del Consiglio regionale. È stata inaugurata nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso e sarà visitabile fino a sabato 11 maggio la mostra dell'artista pisano Gianfranco Tognarelli, Superfici del Silenzio. L'esposizione, che si sofferma sul periodo creativo più recente del pittore, è incentrata in particolare sul tema delle tre L: libertà, leggerezza e luminosità. Questa mostra valorizza una parte importante della produzione di Gianfranco, realizzata tra il 2010 e il 2024. È la parte, diciamo, della sua opera astratta, incisa e pittorica. Un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ad aderire tanto al mondo di oggi in termini di messaggio, di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità. Il silenzio è quello che, secondo me, è quello che serve per comprendere un quadro. Bisogna porsi di fronte al quadro e cercare appunto di riceverne l'emozione che dà, e questo deve essere fatto nel silenzio, secondo me. Ecco. L'importante è che dia una sensazione a chi riceve l'immagine, che può essere anche diversa dalla mia, però ecco, il silenzio accompagna questa visione. Questi dunque erano i principali argomenti della puntata odierna della Voce del Consiglio. L'appuntamento torna come sempre su RTV 38 la prossima settimana. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. In nostra compagnia, arrivederci.